Firenze, libreria Todomodo, Guido Catalano, ultimo poeta semiprofessionista vivente, diventa oggi romanziere. Niente, siamo qua per parlare di questo libro che è un libro romanzo. D'amore si muore. Ma io no. È una storia d'amore che racconta di un protagonista che mi assomiglia molto, nel senso che è una specie di me al 97%. C'è questa storia d'amore di un uomo e una donna, in questo caso si incontrano in aereo. Lei fa l'aracnologa, lui è aracnofobico. Oltre alla storia d'amore, poi ci sono una serie di personaggi paralleli, tra cui anche Tonio Cartonio, quello della Melevisione, quindi c'è tanta roba. L'amore si muore, ma io no. La formula per diventare un poeta di successo. Io non ho una formula, o mi sono dato da fare per tanti anni e ho creduto di poter combinare qualcosa con delle poesie. Non, quello è stato. Io non ho mai scritto prosa, se no così, nell'intimità della mia stanzetta imbottita, quindi non ero abituato all'idea, soprattutto della prosa lunga, come il romanzo, sia a livello fisico, sia a livello psicologico, sono due robe completamente diverse, quindi ho fatto molta fatica all'inizio, però poi è stato divertente, mi è piaciuto. D'amore si muore, ma io no. Se alla tua poesia leviamo l'ironia. È come se tu mi chiedessi cosa rimane di me se mi togli l'ironia. Mi togli un pezzo importante della mia personalità. Se tu prendi 100 mie poesie, prendi 60-70, hanno il registro, utilizzano il registro dell'ironia, alle volte anche della comicità. Però quelle vivono così, hanno una certa alternativa. D'amore si muore, ma io no.